42 tonnellate di rifiuti speciali diretti in Africa sono state sequestrate nel porto di Napoli dai funzionari di Agenzia Dogane e Monopoli in servizio presso l'ufficio delle Dogane di Napoli 1, insieme con militari del secondo gruppo della Guardia di Finanza di Napoli, nel corso di diverse operazioni condotte nello scalo partenopeo. I rifiuti speciali erano stipati in quattro container destinati in Nigeria e Burkina Faso. Al loro interno è stato rinvenuto, occultato da autoveicoli, da fusti contenenti indumenti usati ed in pessimo stato di conservazione, un ingente quantitativo di elettrodomestici e pneumatici fuori uso, balle di indumenti e scarpe non sanificati, nonché 175 batterie per auto ed accumulatori per ripetitori telefonici non dichiarati e verosimilmente rubati. In totale circa 42 tonnellate di rifiuti speciali che avrebbero fruttato proventi per oltre 150.000 euro. Denunciati all'autorità giudiziaria 12 responsabili, 4 italiani, 2 nigeriani, 2 ghanesi, un burkinabè e 3 togolesi, per falsità ideologica, traffico illecito di rifiuti, ricettazione e violazione del testo unico ambientale. L'operazione, sottolinea una nota, conferma la proficua sinergia tra l'Agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza nel contrasto ai traffici illeciti, anche a presidio delle norme di tutela ambientale.